facendo, o che o meglio dovremmo fare tutti in sanità. Molto di quello che c'è scritto noi lo stiamo già facendo. Non tutta la sanità sta facendo un consenso informato ben gestito, una pianificazione anticipata o la promozione di direttive anticipate. Un palliativista non può non usare il consenso informato, non può non pianificare col malato il suo futuro e le sue cure, non può non rispettare le direttive anticipate, non può non sollecitare le direttive anticipate. Quando prendiamo in carico un malato SLA, è un nostro dovere, prima o poi, appena c'è lo spazio relazionale per farlo, parlargli della scelta tra che sì, tra che no, tec sì, tec no, perché poi verrà quel momento, e quel momento di decisione deve vedere il malato che abbia percorso un pezzo di tempo, un pezzo di riflessione sul volere o non volere l'appartio. Altrimenti decide il rianimatore di turno, il pronto soccorso sta sabato notte, io ho fatto il rianimatore, quindi i palliativisti so come vanno a finire queste cose. Se non si decide prima, se non lo decide il malato, lo decide qualcun altro, che è il familiare o il medico. Ma il familiare e il medico non hanno nessuna potestà di deciderlo, perché non sanno cosa avrebbe voluto fare il malato. Questo è il dramma. Allora le scelte vanno fatte, ma vanno fatte per tempo e prima, informando il malato. Questa è una legge che impone l'informazione al malato, impone al medico, all'infermiere, al fisioterapista, a chiunque, di offrire informazione al malato. Perché senza informazione il malato rimane infantilizzato. C'è la famiglia o il sanitario che decide il posto suo. Quindi questa è una legge che disegna il miglior percorso di cura possibile, quello che idealmente dovrebbe essere fatto e che purtroppo non viene fatto oggi. Non è una legge sull'eutanasia, non c'è una parola, non c'è un concetto, non c'è un riferimento che porti all'eutanasia, questo indipendentemente da come uno la pensi sull'eutanasia. Quindi è una accusa strumentale, se la leggano i signori che dicono questo e non ci troveranno nessun riferimento. Io non penso che la vera ragione per cui viene contestata questa legge dalla parte più, diciamo, a mio modo di vedere, conservatrice del paese sia sulla nutrizione e idratazione. Questa è strumentale. La vera ragione è strumentale perché? Perché domani, se un malato rifiuta la dialisi, non succede niente. Il neurologo, il nefrologo, giustamente, insisterà, ne parlerà, cercherà di convincere, ma poi se è malato non vuole entrare in dialisi e vuole uscire dalla dialisi, non succede niente, non si mandano la finanza, i carabinieri, la polizia a casa per portarlo in ospedale a fare la dialisi. Quindi il malato sta già facendo le scelte che vanno a incidere sulla sua sopravvivenza o no, esattamente come un malato a un certo punto può rifiutare una chemio, può rifiutare una radio e via dicendo. Quindi non è la nutrizione e idratazione in sé la vera ragione, la vera faglia di San Francisco, dove si stanno scontrando i due concezioni della medicina, è su chi decide. Il vero problema in medicina oggi, la medicina occidentale, la medicina tecnologica occidentale, ma vale anche a Hong Kong piuttosto che al Cairo, no? Dove c'è una medicina, un sistema giuridico che lo permettono, il vero problema è chi decide. E la fatica che stiamo facendo è uscire da un sistema in cui chi decideva era sempre qualcun altro, ma non il malato, prevalentemente, quindi la famiglia o la sanità, verso un sistema in cui si dà il più possibile il potere decisionale al malato informato. Questa è la vera ragione per cui c'è un pezzo di società e un pezzo di medicina che fa la guerra a questo tipo di legge. Ma la storia, il presente, sta andando lì. Già oggi è sempre più frequente che i malati chiedano informazione, chiedano di partecipare. Io ho visto malati arrivare in oncologia per la prima volta dopo la diagnosi di tumore e contrattare con l'oncologo il tipo di chemioterapia da fare. Proporre, si sono scaricati da internet, hanno sentito l'amico, il famiglio. Questa è la realtà. Cioè i malati vogliono partecipare giustamente al processo decisionale. E la medicina deve favorire questo. Perché? Sostanzialmente, perché la medicina, e questo è il duro da digerire per la parte conservatrice,
la medicina ha perso una volta per tutte una cosa, la concezione di bene del malato. Questo lutto la medicina non riesce a lavorarlo facilmente, ci metterà del tempo, perché per, da sempre ha avuto in mano il bene del malato, sapeva qual era il bene del malato. È ancora vero nella medicina per acuti, se qualcuno si schianta in questo momento sull'autostrada, il bene di quel malato schiantato lo sa la medicina e lo fa la medicina giustamente, non può certo chiedere al malato la famiglia. Ma è una patologia cronica, cronica avanzata e terminale, il bene del malato non può che saperlo al malato e quindi non può che decidere al malato, perché se voleva o no la PEG in un Alzheimer, se voleva o no un tracheo in una SLA, non può che decidere il malato, perché c'è il malato che dice per me quello è il bene e l'altro malato che dice per me quello non è il bene. Io personalmente non vorrei una PEG in condizione di Alzheimer, probabilmente rifiuterei una tracheotomia in condizione di SLA, mentre qualcun altro legittimamente può scegliere e dire io voglio la PEG, io voglio la PEG. Quindi la scelta inevitabilmente sta transitando dalle mani del malato e sta uscendo dalle mani della medicina, ma questa viene letta, e questo è il problema, viene letta erroneamente come una perdita di potere della medicina, ma non è così, perché portare un malato a scegliere in condizioni informate di supporto emotivo è un'impresa colossale, richiede un'intelligenza, un apporto emotivo, un coinvolgimento che valorizza il medico, che valorizza l'infermiere, che valorizza il fisioterapista, che valorizza lo psicologo, non li sminuisce. È questo che non capiscono i conservatori, i tradizionalisti, che rimangono ancorati al decido io, perché io so a qual bene è malato. Questa è la faglia di San Francisco, questa è la vera difficoltà da superare. Ma è una battaglia di retroguardia, perché le cose stanno già andando, sono già andate in quel senso lì, basta guardarle con attenzione. Gli infermieri che vivono molto più a contatto di noi come tempo e come intensità di noi medici accanto al malato, queste cose qui lo sanno già, le vivono già. Chi fa domiciliare, chi fa assistenza domiciliare sa già che deve entrare in un sistema del malato, in una famiglia, in una storia e condividere con lui i passi da fare. Non è pensabile bussare il campanello, entrare a casa e dire adesso facciamo questo, questo, questo. È fuori da ogni mondo. Questo andava bene in ospedale o va bene nella cuzia, va bene in terapia intensiva, ma non va bene in una neurologia, in una medicina generale, in uno studio medico di medicina generale, in una casa, in una RSA. Questo è il vero problema. Ricordarci che i cittadini, noi cittadini, abbiamo il diritto alle cure, ma non abbiamo un dovere di curarci. E viva Dio, speriamo che non ci sia mai un sistema che impone la cura. Salvo quelle due eccezioni che sono il PSO per i malati psichiatrici in fase acuta e le vaccinazioni, e abbiamo visto la fatica che si fa a concepire un equilibrio etico fra il bene del singolo e il bene della collettività. Allora, una legge che, come questa, dice non ci possono essere trattamenti senza consenso del malato. Il consenso del malato deve essere informato, perché è un processo. La relazione e la fiducia fra medico-paziente, che poi in realtà non è più medico-paziente ma è chi è malato, e in senso lato la famiglia, con un po' di attenzione perché siamo in un paese mediterraneo, la famiglia è un po' tanto grossa, è un po' tanto invadente nelle scelte, quindi va un po' ricondotta, un po' fatta dimagrire, come i paesi nordici, in cui la famiglia dovrebbe mettersi un po' a lato, fare da supporto emotivo, ma non intervenire tanto sul piano decisionale come purtroppo interviene tuttora. La relazione e la fiducia si basano sul consenso, vanno guadagnate, vanno acquisiti in un percorso di relazione. La medicina deve uscire da una sfera solo e puramente tecnica e deve entrare in una sfera che è di accompagnamento del malato acuto o cronico o terminale nel suo percorso biografico. Deve smettere di pensare solo che la malattia è del fegato, ma è una malattia della signora Gina che ha la cirrosi perché ha fatto l'epatite, che è madre di due figli, che ha questi problemi, questi obiettivi, e quindi accompagnarla con la miglior cura possibile. Ma questo vuol dire allargarsi, vuol dire prendersi in carico ancora di più il malato, non diventare passivi e mollare potestà di cura.
questa è l'ambiguità, il non capito di fondo. La nutrizione, esattamente come la dialisi, la ventilazione meccanica, l'antibiotico, è ovviamente un trattamento, perché lo prescrive qualcuno, bisogna fare degli esami, c'è una somministrazione per via invasiva, quindi dire che è come pane e salame è veramente mistificare la realtà. La cartella clinica, giustamente, se il tempo è un tempo di cura, il tempo di relazione, la cartella clinica deve smettere di essere solo un registro di dati biologici, deve diventare anche un registro di dati biografici. Si è parlato con la signora Gina pensa di rifiutare, pensa di accettare quella roba lì per questo motivo esprime paura, eccetera. Perché è da lì che si trae una storia, è da lì che si curano le persone e non solo le malattie, rispettando la loro storia. È chiaro che se poi il malato rifiuta le cure, queste non possono essere imposte, neanche in urgenza, perché altrimenti con la scusa dell'urgenza facciamo passare tutto, perché è chiaro che si muore in insufficienza respiratoria perché non si respira, in insufficienza cardiorespiratoria perché si va in ipotensione, e allora aspetto solo il momento della insufficienza respiratoria, insufficienza di circolo per ricoverarlo e trattarlo. Questa è veramente una grandissima ipocrisia. Ed è altrettanto chiaro che se non tuteliamo i medici e i sanitari dal rispetto di queste cure, dalla punibilità, ve lo dico io, i medici sicuramente, ma anche tutti gli altri sanitari, non rispetteranno le volontà di cura. Se ho il fiato sul collo del giudice, il timore della, io faccio. Così nessuno mi dirà, sì, potranno accusarmi, ha fatto troppo, ma ce la vediamo. Quello di cui ho paura è non hai fatto quello che dovevi fare e quindi hai causato la morte. Allora è chiaro che bisogna salvaguardare il rispetto del malato, tutelando il sanitario che ha rispettato le volontà del malato. È chiaro che un rifiuto di una cura, di una dialisi, di una ventilazione meccanica, di una chemio, di una radio, di una terapia antibiotica, quello che volete, deve comportare il sistema sanitario tenga comunque o comunque offra una cura, quindi le cure palliative vanno comunque garantite a tutte, vanno garantite il più precocemente possibile e non solo quando c'è rifiuto, quando c'è la termine di malattia. Un altro pregio della legge è la valorizzazione della volontà del minore. Purtroppo la medicina e il sistema giuridico continuano a considerare il minore molto più minore di quello che i minori non sono. Un bambino di 14 anni, malato di tumore, non ha 14 anni, non ha 10 anni, ha qualche anno più della sua carta d'identità, perché matura molto di più e non è pensabile fare un percorso di cura impegnativo senza suo consenso. Quindi giustamente qui viene valorizzato. Si poteva fare di più, certo, si poteva scendere da questi benedetti 18 anni e 14, come stiamo andando, come l'Organizzazione Mondiale sta andando. Ma mi rendo conto che significava toccare un Duomo di Milano sull'aspetto giuridico che poi verrà toccato in un altro tempo, in un altro. E poi le direttive anticipate sono ovviamente il giusto complemento della pianificazione. Se abbiamo pianificato, poi è meglio scriverlo e una volta scritto va rispettato. Quindi non volere direttive anticipate significa rifiutare di avere il malato compartecipe alle scelte. Questo è il vero vulnus che sentono la parte più tradizionalista. Tradizionalista che a mio parere dovrebbero leggersi quello che hanno scritto i gesuiti su aggiornamenti sociali, dove dicono che la nutrizione e l'idratazione sono trattamenti medici che possono essere tranquillamente rifiutati. Il centro di neurologia del Gemelli di Roma, Sapienza, quindi siamo in ambito puramente cattolico, tranquillamente non sottopone a ventilazioni ma malati SLA che rifiutano e sospende ventilazioni ma malati SLA che a un certo punto dicono non voglio più essere ventilati e non succede niente, esattamente come è successo al caso Welby. Quindi andiamo a vedere quello che la parte di teologia più avanzata, e sto parlando della parte cattolico-romana, ma ci sono anche i testimoni protestanti italiani, quindi i valdesi, ci sono altre professioni, andiamo a vedere quello che dice la parte teologica più avanzata e avremo sorprese. Queste cose sono lecite dal punto di vista morale e quindi diamoci una mossa, direi.
Grazie. Grazie Luciano. Gli organizzatori hanno detto che a Luna ci sarà un concerto qua alle spalle, quindi abbiamo un po' di tempo per le domande, abbiamo una mezz'oretta. Credo che questi due interventi abbiano suscitato diverse domande o richieste di approfondimento o considerazioni, per cui darei subito la parola a chi di voi vuole intervenire. Io vorrei provare a dire una cosa.